Buongiorno ragazzi, eccomi finalmente tornata in un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere altre piccole modifiche in taverna. Siamo andati ancora avanti, tra l'altro proprio ieri ho ricevuto la chiamata dal negozio dove abbiamo scelto il pavimento e mi hanno detto che sarà pronto per metà settembre. Quindi, ahimè, dobbiamo aspettare ancora un paio di settimane, però poi a metà settembre, appena arriva, iniziamo a posarlo. Unica nota negativa, posandolo noi, perché faremo tutto noi, un po' come abbiamo fatto in lavanderia. Avremo meno tempo libero a disposizione perché siamo tornati ufficialmente tutti a lavoro, anche mio papà fra poco finisce le ferie, ancora pochi giorni, poi rientra anche lui a lavoro e quindi dovremo farlo, diciamo, a tempo perso. Quindi magari i lavori rallenteranno un pochettino di più, però appena tutto sarà finito, inaugureremo la taverna, assolutamente. Ieri abbiamo ufficialmente finito di pitturare la taverna, però già che c'eravamo, com'è che si dice, ho fatto 30, facciamo anche 31, abbiamo deciso di rinfrescare anche il balcone, quindi con la stessa pittura che abbiamo utilizzato per il camino, ovviamente però ho preso la pittura da esterno, però ho tenuto la stessa tonalità di colore, abbiamo pitturato anche l'interno del balcone. Prima era un ocra, un giallino chiaro chiaro che però era sporchissimo. Aveva bisogno di una bella rinfrescata. Quindi, già che c'erano qua tutte le cose, perché mio papà ha fatto tipo una trasferta da casa appunto dei miei a cui ha portato pennelli, teli, un sacco di cose. Perché lui, per quanto riguarda la pittura, ha tutto quello che serve per pitturare, dai pennelli ai vari accessori che servono, insomma, per coprire i mobili e quant'altro. Quindi ha portato qui tutto e già che c'erano tante cose qui ne abbiamo approfittato e abbiamo pitturato anche il balcone. Tra l'altro stavo pensando di pitturare anche l'interno delle finestre. Dopo magari vi faccio vedere il colore di adesso e il colore che c'era prima, perché anche all'interno delle finestre è sporco. Ci sono dei punti, insomma, dove la pittura si è sporcata, quindi vorrei anche di dargli una rinfrescata e pensavo di fare lo stesso colore. Però adesso vediamo, sarà comunque un lavoro di un paio d'ore, niente di più, perché sono piccoli, piccoli pezzi. Tra l'altro, la settimana scorsa mi è arrivato anche un ordine bellissimo che ho fatto su internet ormai una quindicina di giorni fa. Ho fatto realizzare delle stampe personalizzate, dopo ve le faccio vedere bene nel dettaglio, vi faccio vedere anche dove le ho disposte. Tra l'altro, una stampa penso di metterla momentaneamente qui all'ingresso. E quindi abbiamo iniziato anche ad appendere appunto delle stampe in taverna, anche se in realtà manca tutto, ma quelle ci sono già, mi sono già portata avanti e non vedo l'ora di farvi vedere cosa ho scelto. Prima però vi faccio vedere il balcone, così questo argomento lo possiamo chiudere. Prima era così, vedete, è un ocra e ci sono dei punti, guardate, tipo qui, dove insomma si è sporcato specialmente in alto negli angoli lì, quindi pensavo con la stessa pittura di pitturare anche la cornice, diciamo, della finestra. Forse da qui il colore rende di più, vedete questa parte qua è un tortora chiaro 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 con una punta di grigio e qui a prendere il sole ci sono le pupette. Gioia. E Moca, ciao piccole! Come vi ho accennato, ho fatto realizzare delle stampe personalizzate sul sito Sal Digital che vi lascio linkato qui in info box. Sal Digital è un'azienda leader nel settore della fotografia. Sul loro sito potete trovare tantissimi prodotti tra cui scegliere, dalla classica fotografia al poster, alla stampa su tela, su alluminio, al fotoquadro, al fotolibro, accessori come tazza personalizzata con una foto oppure al tappetino. Per il mouse, al puzzle, insomma, avete tantissimi prodotti tra cui scegliere e secondo me è anche un sito ottimo per fare dei regali. Ci sono ottime idee regali proposte da loro che secondo me sono carine da regalare, come appunto può essere un puzzle oppure anche un calendario che io tra l'altro ho fatto realizzare e adesso vi faccio vedere. E ovviamente tra le varie cose non potevo non scegliere delle stampe da fissare al muro, quindi già che
abbiamo iniziato a rinnovare la taverna, ho pensato quasi quasi metto delle stampe personali, quindi con le nostre fotografie in taverna, perché sapete che qui in casa foto nostre non ne abbiamo, ma ci sono tutti poster, comunque stampe generiche, non appunto non personali, e quindi ho pensato che in taverna fosse carino avere qualcosa di nostro con delle nostre foto, e quindi ho fatto un po' di stampe. Prima di passare alle foto vere e proprie, vi faccio vedere alcuni gadget, diciamo, che potete scegliere dal loro sito, come il calendario. Questo in realtà l'ha voluto tantissimo Ste da mettere alla scrivania in ufficio dove lavora. Ve lo faccio vedere molto velocemente. Allora, il calendario è questo, e se non ricordo male ha scelto il calendario con la stampa più bella, con la qualità insomma più alta. Questa è la copertina, e ha scelto questa foto di noi quattro che abbiamo fatto durante la quarantena. Poi per ogni mese potete scegliere la foto da inserire, potete scegliere anche il colore dello sfondo, il colore dei giorni festivi, dei giorni feriali, potete inserire date importanti come ad esempio le festività, i compleanni, insomma tutto quello che volete, è super personalizzabile. E andando velocemente, nel mese di gennaio c'è gioia nella neve, direi perfettamente a tema. Poi a febbraio abbiamo inserito questo scatto fatto a Las Vegas, a marzo c'è la piccola moca, a aprile ci siamo io e Ste con l'uovo di Pasqua, proprio perché Pasqua arriva nel mese di aprile. Questo ovviamente è il calendario 2021. Poi abbiamo maggio e c'è ancora moca, giugno io e Ste a Riccione, quindi inizia l'estate, luglio moca spaparanzata sul tappetino e sul materassino in piscina, agosto sempre moca e gioia. Poi abbiamo settembre, gioia con la palla, visto che inizia il campionato di calcio. Ottobre, abbiamo sempre gioia. Novembre, io, Ste e gioia, qui moca ancora non c'era. E infine dicembre, io e Ste a tema natalizio. Poi, sempre restando a tema scrivania, sempre per Ste abbiamo fatto realizzare questo tappetino per il mouse che gli mancava. Ha scelto sempre la stessa foto, che era la copertina anche del calendario. E anche qua la foto è molto molto nitida. Questo però penso è che lo terrà nell'ufficio qui a casa, nello studio. E poi arriviamo alle stampe. Oltre ad aver fatto realizzare proprio i fotoquadri, che sono quindi delle stampe che vengono poi fissate alla parete, ho fatto stampare anche dei poster, quindi sono in sostanza delle fotografie un pochettino più grandi, potete poi scegliere il formato, ci sono tantissimi formati tra cui scegliere, e potete anche in realtà personalizzare la misura della stampa che volete far realizzare. Ne ho fatte tre per mia sorella, per la sua camera. Da quando io sono venuta ad abitare qui, lei si è trasferita ufficialmente nella mia vecchia cameretta, l'ha un po' modificata e voleva tantissimo le foto dei cagnolini, quindi ho fatto realizzare proprio per lei queste stampe. Partendo dalla prima, e anche questa stampa è super super nitida. Non so se dalla videocamera riuscite a rendervi conto, ma penso di sì, la qualità è davvero altissima. Foto di Pato, questa l'avevo scattata durante una nevicata che c'era stata qualche anno fa. Secondo me questi poster stanno bene anche incorniciati, infatti mi sa che le consiglierò di prendere delle cornici e di incorniciare tutte le foto. Comunque la prima è questa. Poi moca, ho scelto questa qua di moca che era piccolissima, qui se non erro avrà avuto circa 2 mesi e mezzo, infatti era arrivata da poco da noi ed era ancora il periodo natalizio, infatti come vedete si intravede l'albero di Natale, poi c'è questo peluche enorme che era più grande di lei. E poi gioia, stessa giornata dello scatto di Pato, anche lei immersa nella neve, questa foto la trovo bellissima, sicuramente incorniciati, poi fissati alla parete tutti e tre vicini, perché come avete visto li ho fatti della stessa dimensione, ci staranno sicuramente da Rio. Poi un altro poster che invece ho fatto realizzare per me è questo, questa foto mi piace tantissimo, l'avevamo scattata
come si può ben leggere, a Las Vegas. Mi piace talmente tanto che l'ho fatta stampare e anch'io sicuramente andrò ad incorniciarla, probabilmente sceglierò una cornice color legno e poi andrò a metterla da qualche parte, ancora bene, non so se metterla in taverna o se metterla magari in camera da letto, dobbiamo vedere. Comunque anche qua qualità altissima. Poi veniamo ai prodotti che mi hanno colpito di più in assoluto, ovvero il fotoquadro. Il fotoquadro altro non è che una cornice da fissare alla parete. Io ho scelto questa, che è una stampa realizzata su alluminio senza cornice. Il profilo, come vedete, è super minimal, molto molto elegante, e dietro c'è questo supporto che è già fissato appunto alla stampa, per fissare in modo più semplice la stampa alla parete. Anche in questo caso la qualità è altissima, la foto è super super nitida, i colori corrispondono alla foto originale. Questa è l'unico fotoquadro che ancora non ho appeso. Allora, questa la voglio mettere in taverna, però ancora non l'ho appesa perché vogliamo mettere un mobile in taverna, poi vi racconterò cosa ci è venuto in mente di fare, però finché non facciamo questa cosa non voglio fissare il poster, perché lo voglio mettere perfettamente al centro, quindi finché non c'è il mobile non voglio andare a fissarlo per poi magari dover togliere e rifare tutto. Comunque, a parte che questa foto a me piace davvero un sacco, mi piace molto come siamo usciti, e poi ripeto, la qualità è davvero pazzesca. Ovviamente oltre a questa stampa ne ho fatte realizzare altre che ho già fissato, che ho già appeso alla parete, e sono appunto in taverna. Quindi scendiamo così vi faccio vedere come ho scelto di disporle e cosa ho scelto. L'unica cosa che sembra un po' finita in taverna è questo angolino qui del camino, dove abbiamo fissato i tre poster che ancora non avevo fatto vedere. Ho scelto di far stampare ovviamente la foto di Mocha e di Gioia nello stesso formato, le ho messe quindi vicine però leggermente sfalsate per dare un po' di movimento, e si trovano sulla parete più lunga della taverna, mentre dall'altro lato del camino c'è la foto invece di me e di Ste che abbiamo scattato a Riccione a luglio, quando siamo andati in vacanza, e questa l'ho messa al centro della parete tra il camino e la finestra. In realtà non sembra proprio al centro perché ho già considerato il tendaggio che andrò a mettere, che quindi toglierà un po' di coprirà un po' di muro, e poi quindi risulterà il poster al centro. Guardate anche questa foto, che bella che è. La qualità anche qui è davvero super. Volendo potete fare stampe anche molto più grandi di queste. Questo poster, o meglio questo fotoquadro, misura 40x60. Questi fotoquadri, avendo il supporto dietro come vi ho fatto vedere, restano leggermente staccati dalla parete di circa un centimetro, vedete, e in questo modo questo tipo di fissaggio fa risaltare ancora di più la foto, perché sembra più, viene valorizzata meglio. Non so se ci fate caso, però restando leggermente staccata viene enfatizzata ancora di più. Come vi ho detto prima, la stampa che ancora non abbiamo messo vorrei metterla intanto qui al posto di queste due, quindi facciamo questo spostamento perché penso che ci stia comunque super bene. Immaginavo, mi piace davvero molto come ci sta, però vorrei provare a mettere anche questi vasi, o meglio questo e questo qua più piccolino, che ho preso da Casa Shop. Da Casa Shop a Mazzano, in provincia di Brescia, stanno facendo un fuori tutto, trovate tutto al 50% di sconto perché si stanno trasferendo, e quindi a causa di questo
tutto il negozio è scontato al 50%. Io sono andata a fare un salto e sono stata brava, non mi sono fatta tentare troppo e ho preso soltanto questi due vasi azzurri. Questo piccolo veniva a 2,95 pagato al 50% di sconto, questo 12,95, anche questo scontatissimo. Quindi alla fine con tipo 7 euro mi sono portata a casa questo set e adesso voglio provare a metterli sulla mensola al posto del diffusore. Ho fatto tra l'altro un altro ordine sempre per la taverna, ho trovato le luci, non tutte, ma le luci da mettere sopra il tavolo le ho trovate, mi piacciono tantissimo. È una composizione, quindi in realtà è più di una lampada. Appena arriva, in realtà dovrebbe arrivare il 3 ottobre l'ordine, perché ci vogliono circa una quindicina di giorni anche lì, quindi non possiamo andare avanti neanche in questo, e ogni volta che dobbiamo fare dei lavori giù siamo praticamente al buio. Meno male che ci sono le mie luci, perché altrimenti non si riuscirebbe a lavorare in quanto non c'è neanche una luce. Comunque il 3 di settembre dovrebbero arrivare, non vedo l'ora, le monterò, sarà la prima cosa che andremo a montare, anche perché poi mi manca il tavolo. Alla fine abbiamo deciso di cambiare il tavolo. Inizialmente la nostra idea era quella di tenere i tavoli che c'erano, quindi andare a farli verniciare dal falegname, insomma portarli a verniciare, farli diventare bianchi. Erano tre tavoli messi uno vicino all'altro in legno, un noce molto molto scuro, e con i colori che poi abbiamo deciso di mettere in taverna quel colore non ci andava. Quindi abbiamo pensato di farli pitturare, però anche fare un lavoro di questo tipo costa tanto. Quindi, visto che è comunque un tavolo abbastanza classico con dei disegnini sui laterali, a questo punto abbiamo preferito cambiarlo. Questi ovviamente li teniamo, però non li modifichiamo come colore, li teniamo così come sono, e quando abbiamo più gente a casa abbiamo insomma dei tavoli da aggiungere per tutte le persone che ci saranno, quindi comunque non vanno buttati, li teniamo. Però dobbiamo scegliere un nuovo tavolo, e tra l'altro non so se prenderne uno e sostituirlo, quello che c'è qui e questo, ovvero il nostro amatissimo tavolo che in realtà mi piace un sacco, e metterlo giù, oppure se prenderne uno magari un pochettino più lungo di questo, anche se in realtà questo è un tavolo che si allunga. Però non so se prendere un tavolo fisso già grande, visto comunque giù lo spazio c'è, o se prendere un tavolo come questo che si allunga ma che poi una volta chiuso non occupa tantissimo spazio. Non so cosa fare. Ne ho visti diversi su internet, ce ne sono 2, 3 o 4 che... Ne ho visti diversi su internet, ci sono 3 o 4 modelli che mi piacciono particolarmente, però tutti costicchiano un pochettino, quindi dobbiamo un attimo scegliere bene quale tra questi ci convince di più, anche se la scelta è molto difficile. Quindi l'angolino, sala da pranzo, diciamo, ce l'abbiamo, perché le luci le abbiamo, l'idea del tavolo c'è, le sedie anche quelle dobbiamo prenderle, e poi manca tutto il resto, ma faremo con calma, piano piano. Tra l'altro ieri mio papà mi ha lanciato un'idea che io ho subito preso al volo, però vi racconterò più avanti cosa mi ha consigliato di fare. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi siano piaciute le modifiche che ho fatto qui a casa e in taverna. Vi invito a visitare il sito di Sal Digital, perché ci sono un sacco di prodotti, di stampe tra cui poter scegliere. Mi sono rimasta davvero molto contenta, proprio perché le stampe sono di qualità e poi sono personalizzate. Questa sicuramente è una bella cosa, cioè è bello avere in casa delle foto personali alla fine, e quindi sono contenta insomma di averle fatte realizzare. Se il video vi è piaciuto, spolliciate ed iscrivetevi al canale. Un grandissimo bacio, a presto, ciao!